Siamo qui con Mister Tabiani, il giorno del ritorno a Fiorenzuola, presentazione ufficiale. Allora, mister, innanzitutto, bentornato. E come seconda cosa ti racconto un piccolo aneddoto e poi tu ci racconterai la verità, nel senso che a ottobre stavamo guardando le condizioni di Fiorenzuola e di Catania, in particolare la tua, e dicevamo, cavoli, Fiorenzuola non sta andando tanto bene e nemmeno il Catania sta andando tanto bene. Sarebbe bello che Tabiani e Fiorenzuola si ritrovassero. Ecco, questa è la nostra ricostruzione romantica. Adesso tu vai tu con quella pratica, quello che è successo. No, ma è la verità, purtroppo le cose non sono andate bene per nessuno dei due, e a volte in questo sport si vince e si perde, se no saremo tutti dei vincenti, ma non esiste vincente in questo sport, e come non esiste perdente. E la cosa romantica può essere che entrambi non abbiamo fatto un bel finale di 2023, cercare di superare queste difficoltà che abbiamo avuto entrambi insieme, come tante volte in questi 4 anni abbiamo fatto. Quindi questa è un po' la speranza, l'idea e la cosa nella quale credo. Sei arrivato da qualche giorno, da pochi giorni, però penso che tu abbia già avuto modo di toccare la squadra, passami questo termine, e lavorare con loro. Sì, no, una squadra che sta bene, abbiamo qualche acciacco legato alle influenze che ci sono in questo periodo, che hanno toccato un po' di giocatori, qualche ragazzo che aveva un problema fisico già prima e stiamo cercando di recuperare, però nel complesso c'è grande voglia di svoltare. A volte la fine dell'anno può essere anche un punto, no? Finito il 2023, quante volte anche a casa diciamo quest'anno è andato così, nel 2020 tutti i soliti buoni propositi, no? Quello di dimagrire, che poi magari quelli vengono a mancare, invece quello lo dobbiamo portare avanti. Intendo dire che dobbiamo crearci questo 2024 senza pensare alla negatività che magari abbiamo avuto un po' tutti nel 2023, cercare di costruirci noi un 2024 diverso. Senti, qua ci sono delle foto che ritraggono la storia della Fiorenzuola, c'è anche la foto della tua squadra che ha raggiunto la Serie C. Ti chiedo quanta voglia c'è di rimanere in Serie C con il Fiorenzuola. Tantissima, perché ci siamo costruiti insieme questa categoria, la società ha investito per cercare di migliorare le strutture, per crearle professionistiche, perché comunque adesso di là c'è un campo perfetto per potersi allenare, stanno costruendo una palestra, cioè diventa un centro dove è giusto che quel centro lì ne faccia parte, lo utilizzi una squadra professionistica, e quindi dobbiamo fare in modo di mantenere la categoria anche per questi motivi, perché andando in giro non sempre si trovano posti per allenarsi così. E quindi noi che ci lavoriamo dentro, giocatori, staff, direttore eccetera, dobbiamo fare in modo di mantenere assolutamente questa categoria. Ultima domanda, c'è poco tempo per lavorare ovviamente, perché si torna subito in campo, c'è l'Arenate il 7, poi ci sarà la Pro Sesto, adesso indipendentemente dai risultati ci sarà bisogno di un po' di tempo. Ti chiedo cosa non dovrà mai mancare alla tua squadra. No, l'atteggiamento di capire che 19 partite sembrano tante, ma poi sembrano sempre meno invece in realtà quando vai, e quindi la consapevolezza di che possiamo sbagliare poche partite, soprattutto ovviamente sotto l'aspetto dell'atteggiamento, perché poi a livello tecnico qualche errore lo faremo sicuramente, come lo fanno tutti, ma dobbiamo avere la consapevolezza che non possiamo permetterci di sbagliare partite sotto l'aspetto dell'atteggiamento, perché nulla dobbiamo lasciare al caso, perché abbiamo da recuperare un po' di punti.